Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho ricevuto questo regalino e mi sembrava brutto ed egoista non scartarlo insieme a voi, anche se nel primo video dove aprivo appunto le mystery box di Beauty Prize ho detto che il prossimo sarebbe stato ai 500 iscritti, però queste due me le hanno regalate. Non me le ha regalate il brand, me le hanno regalate i miei familiari, di conseguenza ho deciso di mostrarvi il contenuto, anche perché questa volta sono leggermente diverse da quelle che ho acquistato nel primo video. Abbiamo una mystery box tutto make-up 3 € da 30 €, quindi la seconda taglia. È una mystery box mista luxury, tutta 3 € skincare e make-up da 20 €. Quindi questo unboxing è leggermente diverso da quello precedente. Stavolta sono un po' in difficoltà perché il peso più o meno è simile, molto simile, quindi non saprei quale potrebbe essere quella che contiene il prodotto o i prodotti luxury e quale quella che contiene i prodotti tutti e 3 €. Quindi andiamo a sentimento, io direi di aprire questa che vedo anche che tra l'altro si sta staccando l'etichetta. Quindi questa sorpresa sarà ancora più sorpresa perché non riesco proprio a identificare qual è la differenza fra le due, ecco. Allora, abbiamo detto apriamo questa box di sinistra, però penso di poter capire da subito aprendo la scatola, il contenuto. Fra l'altro, i più attenti di voi si ricorderanno di questo make-up. Raga, io sono fortunata però perché ho beccato quella make-up tutto 3 €, quindi la chicca ovviamente alla fine come nello scorso video. Allora, solito pacchettone, stavolta ancora più grande perché appunto questa è una box da 30 € e vediamo subito che abbiamo la cipria ultra fine di Beauty Prize in polvere libera. Sono assolutamente curiosa di provarla, quindi prodotto numero 1, anche perché vedo che i prodotti proprio di Beauty Prize vanno un sacco, quindi sì, sono curiosa. Poi Deborah Milano Volume Vinyl Lipstick in questa colorazione rossissima, proviamo a swatcharlo. Wow, che bello raga, bellissimo colore. È bellissimo. Vediamo se è long lasting. Rossetto liquido extra brillante. Molto bello. Poi mascara di Beauty Prize, e di questo ne ho sentito parlare super bene, mascara volumizzante effetto ciglia finte, super curiosa. Poi io i mascara, ah, bello, un primer ciglia allungante sempre di Beauty Prize, ottimo, ottimo, ottimo. Proseguiamo, quindi ancora Beauty Prize e un lip volumizer. Adesso io, dopo che ho aperto il calendario dell'avvento di Catrice, quando leggo lip volumizer rimango un po' così, un po', no? Del tipo, spero non ce ne saranno 200, ma ovviamente qua non ce ne saranno 200 come in quel calendario. Quindi il lip volumizer in questo bel rosa fucsia, che
vediamo la colorazione. Sì, è molto 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 chiaro come rosa. Però mi sembra di percepire dei glitter, dei micro glitter. Abbastanza trasparente, dai, molto carino. Ah, dai, vedo subito una palette di Dudu Girl Professional Makeup. Non lo conoscevo questo brand. La palette è molto molto carina. Svuociamo questi shimmer. Vediamo un po'. Carini, non sono ultra brillanti, però sono carini. Bella, una bella palette nude. Vediamo gli altri due shimmer. Questi forse sono un po' più luminosi. E per finire un'altra palette. Ah no! Allora, Mary Color, non conosco assolutamente il brand. Browsing Pro Palette, è una palette per le sopracciglia. Ah, che carino, c'è tutto il kit. A parte, vabbè, gli stencil che non li utilizzerò. Molto probabilmente, però ci sono appunto gli ombrettini, che anche gli ombretti per le sopracciglia non mi vanno tantissimo a genio. Poi c'è una matita, vediamo il colore della matita che mi sembra un po'. Vabbè, sì, effettivamente la matita è nera, ma cercando di capire se effettivamente è tutto per le sopracciglia, vediamo un po', forse no. Allora, non è specificato, quindi non sono sicura che siano prodotti solo per le sopracciglia. Secondo me sono sia sopracciglia che occhi. Vabbè, questa è la cosa che forse mi entusiasma meno, ecco, però c'è anche una pinzettina sempre, che può tornare sempre utile. Non so, sono al momento soddisfatta, però se devo essere sincera, la volta scorsa forse ero più contenta in quella tutto make-up 3 euro. No, vabbè, dai, no, in realtà no, perché adesso rivedendo i prodotti sono abbastanza soddisfatta. Comunque questo rossetto non vedo l'ora di provarlo. Poi un primer ciglia e una maschera volumizzante che è molto conosciuto dal loro brand, e anche la cipria, quindi poi anche la palette occhi mi è piaciuta. Forse mi ha lasciato perplessa questa palette perché l'ho trovata alla fine, quindi boh, non lo so, perché il prodotto che mi piace di meno e l'ho trovato alla fine di questo unboxing, quindi forse è per quello che sono rimasta un po' così, però dai. Ora passiamo quindi alla potenziale chicca, potenziale perché appunto è mista Luxury, tutto 3 euro sia skincare che make-up da 20 euro. Quindi vediamo che cosa troviamo dentro. Sento muoversi qualcosa dentro e credo che ci siano al massimo due prodotti. Vediamo. Sono un po' così, ecco. Allora, quindi abbiamo detto che è misto. Ho già visto una cosa che mi piace molto, però credo che sia più tutto 3 euro che Luxury. Allora, iniziamo dal correttore di Beauty Price ad alta coprenza. E anche di questo ho sentito parlare molto bene, quindi sono super curiosa di provarlo. Bello, molto liquido. Sembra leggerissimo come texture. Il fondotinta di Beauty Price, full coverage e matte.
Allora, io prediligo i fondi idratanti più che quelli matte, quindi vabbè, ovviamente cosa lo dico a fare? Proveremo anche questo fondotinta, anche se matte. La colorazione sembra molto interessante. Il fondo è questo. Nella descrizione c'è scritto fondotinta matte super coprente, ma allo stesso tempo ultra leggera, idrata e protegge la pelle. La sua formula arricchita con acido ialuronico rende la pelle elastica, morbida e delicata, quindi fa un po' tutto questo fondotinta. La cosa che mi è piaciuta molto, che ho visto da subito, è Siate London. Se vi ricordate, nello scorso unboxing ho trovato un blush liquido e questo è Glossy Cheek Tint, quindi penso che sia sempre un blush ma molto più luminoso. Vediamo un po'. Questo è tipo il balm di Nabla dei Two Reasons, che fra l'altro oggi si può vedere nel riflesso. Vabbè, io di Siate rimango sempre contenta, quindi sono super curiosa di provare anche questo. E per finire, come skincare abbiamo il latte struccante di Orlain Paris. Ed è un detergente per gli secchi sensibili, quindi penso che sia questo il prodotto luxury, credo. Penso proprio di sì. Dunque, che dire? Come impressione generale, forse la prima volta sono rimasta un po' più entusiasta, ma c'è da dire però che la volta scorsa avevo preso la box Luxury solo makeup e in più nelle note avevo chiesto, o meglio, avevo specificato che avrei voluto provare un prodotto di Charlotte Tilbury, quindi questa volta era tutta sorpresa, però sono molto contenta lo stesso, ecco. Nella box mista ho trovato quattro prodotti e nella mystery box tutto make-up 3 euro da 30 euro ho trovato 7 prodotti, anche in quella da 20 euro ho trovato 7 prodotti, però si vede che stavolta sono più. Penso che saranno un po' più costosi, non lo so, non ho idea. Poi comunque c'è da dire che stavolta ci sono dei prodotti del brand Beauty Price e sono contenta perché sono molto curiosa di provarli, sia la cipria che il correttore, il fondotinta e il mascara, che sono appunto super chiacchierati. Dunque, anche per questo video è tutto, ho ancora gli swatch sulle mani. Spero che vi abbia tenuto compagnia e che vi siate divertiti. Fatemi sapere ovviamente nei commenti se avete intenzione di fare qualche acquisto. Tra l'altro io trovo che siano molto molto carine come regalo di Natale, quindi magari pensateci anche per questo. Ecco. Vi ringrazio tantissimo per aver visto anche questo video e vi ricordo che se vorrete supportarmi potete lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Io vi mando un bacione. E come sempre, alla prossima!